giorno noi, io, mio padre e mio fratello, Ubaldo, siccome c'era una banda partigiani, partigiani erano 82 partigiani, che io andavo là dove stavano loro, che c'avevano una vallata lì, accampati. Accampati, ma dovevi vedere le cose, la roba che c'avevano, per chi la buttava giù, gli americani con gli apparecchi alla notte, prendevi apparecchi, e noi che dormivamo fuori vedevamo tutto. Allora c'avevano dei fiammiferi che facevano i segnali, questi partigiani da sotto, e da sopra gli mandavano giù la roba, i paracaduti, munizioni, di tutto, scarpe, panni, tutto. E un bel giorno, da questo accampamento, questi partigiani erano dovuti partire perché erano arrivati a Montelago, il paese a Montelago, dove c'era la strada che andavano su con le macchine, e da Montelago erano arrivati i tedeschi, i partigiani, con la paura, che sono scesi giù, hanno preso la montagna nostra alla parte opposta, capito, del paese. Il paese stava di qua, alla parte opposta sono scesi. Manco stanno giù la strada principale, quella sfaldata, la strada da Isola che va a Sassoferrato, Fabriano. Passa un topolino con 3 tedeschi dentro. 82 persone con i fucili, con i mitra, brunde qua, brunde là, e là, e loro avevano alzato, io non c'ero, ma come se parlava dopo, avevano alzato le mani, che se erano intelligenti quei partigiani, prendevano prigionieri quei 3 tedeschi, buttavano la macchina, che c'è il fiume, quel topolino, lo buttavano, la ribaltavano e piavano la montagna di là, la montagna che sarebbe, andavano sulla montagna de Mutette. Invece hanno preso uno con una pallottola giù un ginocchio, e è rimasto lì lungo la strada. Allora, che è successo? Quell'altri due hanno preso, sono saltati dentro al fiume. Dentro al fiume hanno preso giù, che è tutto cosato, il fiume, c'era tutta macchia attorno al fiume, capito? E se ne sono rindati al comando. Il giorno dopo arriva i tedeschi, con macchine, parecchia truppa dei tedeschi, cominciano quelle montagne di fronte, prima di iniziare, perché hanno dato fuoco dopo al paese lì, prima di fare questo, però loro, per essere sicuri che i partigiani non erano ai boschi lì dintorni, con le mitragliatrici hanno trinciato pure se c'era anche un lepre là in mezzo, l'avrebbero ammazzato. E poi hanno cominciato, avevano preso 3-4 anziani lì al paese, a Isola, e l'avevano portati giù. Hanno preso. E siccome quella volta non c'era né gas né bombole, niente, noi si viveva e si faceva da mangiare col cammino, con i rami, la roba, tutti quanti avevamo la nostra
posto per mettere le legne, la roba che ci serviva. Se non che hanno preso questa roba, le buttarono dentro le case e davano fuoco. E le case di questo paese erano 7-8-10 famiglie distrutte. La gente che ha fatto tempo a scappare, le donne, perché gli uomini già stavano con noi in montagna, dormivamo, ci conoscevamo, siamo nati siamo insieme. E allora hanno dato fuoco al paese, capito? Ma allora lì le cose erano tante.